Stai a vedere che quando passa un treno non si sente più il concerto. Cosa hai detto? Aiuto, qui siamo messi male. Sai cosa facciamo? Spara. Ci mettiamo dentro un treno, così la gente s'abitua. Era una grande idea. Lo capii subito dalle mandate a fanculo che arrivarono all'unisono. Le grandi idee nascono così, per caso. Chissà quante te ne vengono in una giornata e non sei disposto a crederci. Spesso nascono da paradossi, o meglio ancora dall'impossibile. Molte ti vogliono dentro ancora prima di essere tirate fuori perché non hai il coraggio di dirle. Quante volte saresti partito per un viaggio lasciando il lavoro e non l'hai fatto? E quante volte saresti voluto uscire da una storia pesa con un bel "ma chi se ne frega"? O avresti fatto un figlio per poi chiamarlo Vito? Che cos'è che impedisce alle idee migliori di trovarne qualcun'altra disposta a crederci e mettersi in fila con loro? Un senso di responsabilità, la famiglia, la chiesa, la mamma. Sta di fatto che spesso ti dai dell'imbecille da solo soltanto per averci pensato un istante della tua giornata, che poi però resta l'istante migliore. Quella che sembrava a tutti la cazzata del giorno, invece, maturò immediatamente in coloro che l'avevano ascoltata e poco alla volta cominciò a dipingersi di contorni vivaci. Qualche giorno prima i vecchi compagni della Casa del Popolo ci avevano fatto capire che il nostro modo di divertirci era troppo rumoroso per i loro gusti. Eravamo simpatici, bravi, dietro al bar, ma se volevamo fare della musica dal vivo dovevamo trovare un posto fuori dai coglioni. Chiaro? Chiarissimo. In un pomeriggio di esplorazione ci imbattemmo in un gruppo di capannoni dismessi in una zona industriale. Una tristezza di cemento armato, vuota, senza porte né finestre, pavimento, bagno, zero. Anzi, a dire il vero, una cosa c'era, appena dietro la parete più lunga: i binari della ferrovia Milano-Bologna. Ci mettiamo un treno. Un treno. Grande idea. E perché non ci facciamo una stazione? Sì, col cartellone dei treni che con un motorino fa girare le lettere come quelli veri. Poi il guardaroba lo chiamiamo deposito bagagli. E ai panini diamo il nome dei treni. È straordinariamente bella l'energia di un'idea che cresce. Cominciarono anche i giorni in cui si viaggiava per strada guardandoci intorno come se non avessimo mai visto prima ciò che ci circondava. E forse era andata proprio così. Tutto poteva fare al caso nostro. I mattoni di una casa diroccata o di una vecchia stalla, anche un pezzo di ferro particolare, un segnale stradale. Ma il nostro sogno era un treno o un vagone. Magari. Stavo andando verso Reggio per una di quelle solite mattine da passare per uffici quando lo vidi. Era lì, sul bordo della via Emilia, in mezzo a quintali di ferro vecchio. Non potevo crederci. A due passi da casa un vagone, il nostro vagone, quello che solo una botta di culo poteva farci trovare. Era lì, si era messo lì quella mattina per farsi vedere da me, per farsi portare via da me. Proprio mentre mi apprestavo a passare una fottutissima giornata per uffici. Inchiodai, rischiai il tamponamento e mi infilai dal rottamaio. È inimmaginabile quanta roba c'è da un rottamaio. Comprai il vagone subito, un cesso di vagone arrugginito, vuoto dentro, completamente sfatto. Unica cosa intatta, fresca, in un angolo, la merda di un operaio che non aveva trovato nessun posto migliore, con tanto di carta igienica. Ancora non riuscivo a crederci. Da quando l'idea del vagone era nata, avevamo provato tutte le strade apparentemente più logiche per cercare di realizzarla. Nelle stazioni, alle ferrovie dello Stato, alle aste statali. C'era sempre andata a buca. E quindi quella mattina dal rottamaio mi sembrò davvero di aver trovato il tesoro, nonostante le sue condizioni. Qualche giorno dopo, il capannone accolse così il suo primo serio inquilino. Il vagone di un treno. Come scese dal suo trasporto, così restò. Bastava costruirci il resto intorno. Per un anno intero, nel tempo libero, sabati, domeniche, ferie, sere, notti, diventammo bianchini, muratori, elettricisti, fabbri, spazzini, pittori, stuccatori, piastrellisti. Fortunatamente aiutati dagli amici del paese che molti di questi mestieri li sapevano fare davvero.
Quasi sempre bastava una birra, un grazie e una pacca sulla spalla come ricompensa. Man mano che vedevamo concretizzarsi le idee, acquisivamo entusiasmo e quello che sembrava solo un sogno cominciava a prendere forma. Naturalmente non sono mancati momenti di sconforto, soprattutto per quel brutto cancro della burocrazia. Lì ci è voluta davvero tutta la nostra convinzione e forza di volontà per andare avanti. A pensarci oggi, davvero non riesco a capire come siamo riusciti a non lasciarci abbattere dai permessi, dalle lungaggini, dai bastoni tra le ruote dell'autorità. Tieni conto che non avevamo una lira da investire in quella mezza topaia. Ma la sfida agli anziani del partito era stata lanciata e non potevamo certo scoraggiarci o tirarci indietro. Eravamo pieni di idee e questo bastava. Avevamo anche tanto di quell'entusiasmo da essere capaci di contagiare un'intera comunità che col tempo ci ha adottato, anche se all'inizio non tutti vedevano di buon occhio la nascita del circolo. Ci porterà via il lavoro, dicevano i negozianti del paese, e attirerà bagordi, droga, alcol e troie, rincaravano la dose capannelli di scettici di professione. Oggi i giovani pensano solo a divertirsi, ma dovrebbero andare a cercarsi un lavoro piuttosto. Ricordo perfettamente l'emozione di quella sera, così come ricordo tutta la nostra inadeguatezza nell'accogliere da subito una marea di ragazzi. Alla console avevamo messo Tizi, l'amico idraulico, unicamente perché possedeva più dischi di chiunque altro e aveva un buon senso del ritmo, visto che era lì, e abbiamo fatto fare anche il fonico. Insomma, quel vecchio vagone del 1933 ci diede tutta l'energia per partire con il locale. Ed è innegabile che il vagone sia stato l'elemento più caratterizzante e per molti versi stupefacente del Pofferori Orario. Dopo qualche anno gli abbiamo trovato una compagna, una littorina molto più giovane di lui, una ragazza del 1959 tutta colorata, che porta con sé le storie delle migliaia di persone che certamente l'avranno utilizzata per recarsi a scuola o al lavoro. Quando la vidi scaricare, confesso di aver provato le stesse fortissime emozioni di quando scaricammo l'altro e la stessa voglia di vederla rinascere grazie alla vitalità che i ragazzi avrebbero saputo trasmettere. Dal momento in cui trovammo il primo vagone, ho sempre pensato che quell'occasione fosse un momento irripetibile, un raro sogno che si era avverato. Beh, mi sbagliavo. I sogni, se gli dai una spinta, possono avverarsi anche due volte. Gonna buy you one of my nana eyes.
sganassa. Angelina, make the beat move. What can you be? Tingle day, tingle night, tingle and paradise. But the thing, a pussy get the bus to have Elizabeth. Who's a breath for tutta the other beauty girl America? Who's a love manata? Insieme a Franco Bassi a New York, la prima volta che si è vista a New York.